Il primo brano della Messa è una delle più belle parabole dell'Antico Testamento. Una pagina, tra l'altro, di un lirismo altamente simbolico che prende la vigna per descrivere l'amore tradito di Dio da parte del suo popolo prediletto. Il brano del Vangelo è un'altra parabola, ma di Gesù, una tra le più brevi e tra le più sconvolgenti, oltre che provocatoria. Il riferimento a Israele è esplicito, come è esplicita la messa in scena, per sostituirlo, di un mondo, quello delle prostitute e dei pubblicani, che farebbe ancora oggi scandalizzare gli ipocriti e i falsi devoti. Il secondo brano, tolto dalla lettera di San Paolo ai Galati, è altrettanto sconvolgente se lo leggiamo senza i soliti paraocchi. Non è di facile lettura, ed è proprio per questo che mi soffermerò a commentarlo senza nulla togliere al messaggio del profeta Isaia e di Gesù Cristo. Partirei però da una frase che non mi è piaciuta. Quando San Paolo scrive: noi che per nascita siamo giudei e non pagani peccatori. Forse l'Apostolo si dimenticava che la sua nascita non lo aveva risparmiato, prima della conversione al cristianesimo, dall'essere peccatore, più di qualsiasi pagano. E forse si dimenticava che Gesù Cristo aveva elogiato più volte alcuni pagani, denigrando invece l'ipocrisia della religiosità ebraica. Che significa allora noi che per nascita siamo giudei e non pagani peccatori? Ma scherziamo. Associare il fatto di essere un pagano al suo stato naturale, di essere un peccatore, ciò veramente è insopportabile e disgustoso. È come se oggi dicessimo: tu sei ateo, perciò sei da condannare come un delinquente proprio perché sei ateo. Il privilegio per nascita è ancora uno degli insopportabili difetti che caratterizza lo stato attuale di Israele. Nessuno in particolare nasce privilegiato, ma tutti, indipendentemente dalla razza o dalla religione, nasciamo come esseri umani a cui è stato dato da Dio il diritto e il dovere di essere, oltre che corpo e anima, uno spirito divino. Non vorrei insistere su questo, dal momento che in ogni omelia un accenno c'è sempre al nostro stato privilegiato, ma che è di ogni essere umano. Dono di un Dio che non si fa schiavo di nessuna religione. Il popolo di Israele, fin dall'inizio, ha frainteso il fatto di essere un popolo eletto da Dio, ma non per fare il primo della classe, ma per servire tutti i popoli, perché conoscessero e amassero l'unico Dio. Veniamo a ciò che San Paolo invece dice di interessante a proposito del rapporto tra la legge o Torah e la fede in Gesù Cristo. Per capire il pensiero di San Paolo bisognerebbe fare la storia di quella che gli ebrei chiamavano e chiamano la Torah, cioè la legge con la L maiuscola, la legge. Dicendo Torah, gli antichi ebrei pensavano ai primi cinque libri della Bibbia, chiamati il Pentateuco. Penta vuol dire cinque, teuco vuol dire astuccio. I libri erano rotoli che venivano inseriti in astucci. La legge o Torah era una serie innumerevole di leggi, non solo di carattere morale, ma anche rituale e addirittura igienico. Non dimentichiamo
che ciò che noi chiamiamo semplicemente un insieme di norme igieniche, per gli ebrei erano anche norme religiose. E l'intento era chiaro: costringere in nome di Dio, soprattutto quando gli ebrei vivevano in un deserto, a osservare le norme igieniche. Non osservarle diventava un peccato. Tra parentesi, non è che fosse tutto inventato, tutto fuori posto, perché anche il corpo è un dono di Dio. Al limite possiamo dire: se non ci laviamo commettiamo un peccato, ed è giusto anche dirlo. Si era creata una tale meticolosità e una tale complessità di norme da rendere impossibile l'osservanza di tutte le leggi, anche con il rischio, più che reale, di rendere infelice la propria esistenza e inoltre di trascurare il cuore della legge, che è la sua funzione relativa al rispetto della dignità dell'essere umano. La Torah era diventata un peso enorme a danno della felicità e a danno dello stesso essere umano. San Paolo insiste nel far capire che ogni legge, anche quella civile, è un mezzo, è solo un mezzo in funzione della dignità dell'essere umano. Se una legge va contro l'essere umano, non va obbedita. Bisogna disobbedire. La legge non è mai da prendere come fine a se stessa. È in funzione. Non è mai un fine. E può succedere che una legge che vale oggi, domani andrebbe sospesa perché le circostanze magari cambieranno e osservarla potrebbe danneggiare il nostro essere. La legge è relativa, è in funzione dell'essere umano. Se una legge è criminale, non va obbedita. Anche da parte della Chiesa ha fatto di quelle leggi criminali che non andavano obbedite, anche oggi. Possiamo e dobbiamo allargare il discorso. Ci chiediamo quale sia la funzione della legge. Ad esempio, lo Stato e la Chiesa emanano le leggi costringendo sotto minaccia di essere puniti i sudditi a obbedirle. Ma perché emanano le leggi? Perché? E tutti sappiamo che più leggi vengono emanate, più legami di schiavitù vengono imposti. Non è vero che emanando le leggi si crea nella gente più maturità o responsabilità? Non è vero. Si rende la gente schiava delle leggi. San Paolo dirà: se non ci fossero le leggi, non ci sarebbe la possibilità di peccare. Il peccato, infatti, che cos'è? È una disobbedienza a una legge. Ma se le leggi non ci sono, non commettiamo peccato. Questo è il ragionamento un po' semplice di San Paolo. Più leggi, più si dà la possibilità di sbagliare, di peccare. Ecco perché la Chiesa ha costruito un mucchio di leggi per rendere legate le anime a se stessa, alla Chiesa. Tu devi venire da me a confessarti, creando sempre più leggi, più possibilità di peccare. Ma togliamo le leggi, evitiamo di peccare. Voi dite: sarebbe troppo bello, no? Ma almeno riduciamo. Cosa ha fatto Gesù Cristo? Togliamo le leggi, non ci sarebbe più la possibilità di violare la legge. Al tempo di Cristo si era arrivati al punto di avere un tale numero di leggi, 613, che era impossibile osservarle tutte. Cristo cosa ha fatto? Lo dice il Vangelo, non lo dico io. Le ha abolite tutte, 613, le ha abolite tutte.
tenendo un solo comandamento: amare Dio e amare il prossimo. Uno solo il comandamento: ama Dio, ama il prossimo come te stesso. Tutte le altre leggi, via. Ed è successo la stessa cosa nella Chiesa. Ci fu un periodo storico interessante, certe volte studiare un po' la storia della Chiesa, cosa ne ha combinate, in cui fu necessario stilare dei veri manuali di casi di peccato. Il confessore andava a confessare, il confessionale, con un certo manuale in tasca per vedere, no, se uno sbagliava o no, perché erano così tante le norme da obbedire. Ma pensate, che cosa abbiamo combinato? Abbiamo rovinato la coscienza. Possiamo concludere con San Paolo? La legge uccide se stessa. Osservo la sua vera funzione, che è quella di farci vivere in Gesù Cristo, o più misticamente, la legge ci uccide nel nostro essere interiore, la cui vera legge è lo Spirito Santo.